Nel quartiere della Tombaccia a Fano i suoi abitanti stanno prendendo tutte le precauzioni del caso, natanti di fortuna compresi. Battute a parte, con piogge di maggiore intensità, piena del metauro, aggiungiamoci anche il discioglimento della neve, e nel quartiere della Tombaccia siamo alle solite, e a salire, oltre che il livello dell'acqua, è anche il livello di esasperazione dei suoi abitanti che da ieri pomeriggio hanno a decine garage scantinati invasi dall'acqua, chi solo per una ventina di centimetri e chi ben oltre dall'acqua di falda che sta fuoriuscendo dal terreno. Abbiamo chiamato centinaia di volte, ma siamo sempre inascoltati. Ci dicono che puliranno e invece tutto finisce lì. Con queste considerazioni ci accolgono stamattina gli abitanti del quartiere. Praticamente l'avventura è iniziata ieri prima di pranzo, però era poca, dico vabbè si ferma. Invece poi dopo chiamo, c'ho un idraulico che è d'oro. Allora io ho detto a Massimo, vienimi a fare questo che è venuto dall'altra parte, che là ci abbiamo messo un'altra pompa. Mi ha portato questa pompa, l'abbiamo messa di là e qui se l'era tirato. Poi invece la falda si vede che è aumentata, perché in effetti tutta la notte noi abbiamo controllato, penso che saliva 5 mm l'ora. Però capito, uno spera che dica, comincia a abbassarsi, invece, abbassa, no. E invece niente, inesorabile. E non è la prima volta. E ancora sta crescendo. Questa volta ci si è sommata la neve, l'acqua, è venuto giù, ha cominciato a sciogliersi, probabilmente qua sotto ci avremo l'acqua, non so, sarà un palmo, non so. Quando il fiume si gonfia fa paura, se dovesse superare l'argine esterno per noi qui sarebbe la fine. La foce piena di tronchi, ghiaia e sedimenti vari che impediscono un deflusso irregolare delle acque, continuano i residenti. Chi ha potuto ha azionato le pompe per svuotare i vani allagati, ma non tutti possono farlo. Anziani, persone sole vanno incontro a gravi disagi. Allora, come siamo messi qui? È molto male. Molto male. Molto male, perché ho quattro pompe e non riesco adesso ce la fanno loro a abbassare il livello, perché sennò... Quanto ci avete d'acqua sotto? Ah, un ginocchio. Un ginocchio. Da quanto siete così con le pompe? Due giorni, cioè, danni? Un po' di roba ho cercato di alzarla, perché c'è la scaffalatura del magazzino vecchio, diciamo. C'è un grosso frigorifero, quello non sicuro c'è, è andato. È andato, perché è mezzo d'acqua. Chiedono gli abitanti per l'ennesima volta un intervento risolutore prima che qualcosa di già annunciato accada, e non agire sempre nell'emergenza. Questa volta sono state le nevicate, un'altra volta le bombe d'acqua. Cos'altro deve accadere, ci dicono, perché qualcuno risolva definitivamente questa situazione? Questo il quesito con cui lasciamo i residenti alle prese con l'acqua a mezza gamba.